qua in Africa. Questo tuo grande, questa passione, interesse, approfondimento, insomma, questo rapporto con le culture orientali, sì. Tu da siciliano e anche però da occidentale, come lo hai sviluppato in questi vent'anni? Sì, sono cose naturali. Il mio così interesse per questo genere di cultura, per questi posti, non è intellettuale, perché può partire a volte da un impulso, il mio è genetico, direi. Mi sono sempre sentito legato, almeno da quando ho scoperto di avere questa passione, ma sono passati tanti anni. Dicevo, è un interesse fisiologico, insomma, arrivo qui e mi trovo immediatamente bene. Diciamo che per me il risveglio così personale lo devo far risalire agli inizi degli anni 70. Una specie di sentimento così di apertura verso altre cose, verso altri mondi, interiori, esteriori. Da lì una specie di furia del viaggio. Ero giovane, avevo la possibilità di farne anche in condizioni disagevoli. Oggi sarebbe già un po' più difficile, perché sai, comincia una certa età, però l'ho fatto per tanti anni, da professionista, dico sempre. Insomma. Professionista del viaggio. Sì. Ma tu come vedi adesso nel 1993? Tutto il passato? Diciamo questi 21 anni di carriera discografica. Beh, devo dire, anche se dall'esterno può sembrare un po' eccessiva, una carriera molto omogenea, con una permanenza di impulsi e di desideri sempre uguali, sempre in una direzione, no? Questo da un certo punto di vista mi piace, perché il desiderio primigenio, primario, è sempre stato lo stesso, la ricerca, il gusto, la voglia di scoprire il perché di questo viaggio. Questa è in sintesi la mia carriera, insomma. Comunque hai seguito sempre appunto parlando di ricerca, un percorso che appunto tu hai detto può sembrare eccessivo dire così, molto omogeneo, sì. Però un percorso che a un certo punto già dall'inizio, e tu l'avevi già fatto notare in qualche intervista, ti aveva molto aiutato l'apprendimento proprio della tecnica musicale con Stockhausen, nel senso la notazione, sì. O queste cose. Devo dire che lui è stato la causa. Questo è venuto nel 74. Nel 70, sì, sì, sono nel 74. La causa del mio apprendimento della notazione tradizionale, perché lui mi aveva proposto, ricordo all'epoca, una cosa di interpretare un suo lavoro che all'epoca era abbastanza importante anche per me, e quando mi mostrò la partitura lui non riusciva a capire che io non capivo quei segni, no? Perché per lui era impossibile pensare che un musicista, come lui mi riteneva, non conoscesse la notazione tradizionale, no? E fece fatica a capire, e allora gli ho dovuto proprio dire, vedi, questo non so a che cosa corrisponde. E allora devo dire che mi dedicò una serata dicendo, quando poi avrai 40 anni, adesso ne ho molti di più, quindi ci sono arrivato, ti sarà utile, perché non puoi mica fare solo sempre musica pop. Mi convinse quando tornai in Italia, iniziai a studiare solfeggio, armonia e composizione, eccetera, eccetera. E dopo da lì, dopo l'Egitto prima delle sabbie, arrivano i cosiddetti dischi, certo, di canzoni. Di canzoni, sì. Ero stato troppo tempo da solo a cercare, a sperimentare, ed era sano, salutare e conseguenziale avere un contatto spudorato e come si può dire, è ambiguo anche con il grande pubblico, quindi non più piccole aggregazioni, ma proprio la grande aggregazione. Insomma. Ma per esempio tu con il centro di gravità permanente hai portato, diciamo, alle masse in un Italia concetto, un concetto, la famosa, sì, scuola di Gurdjieff, di cui hai fatto parte, che, sì, segue ancora. Ecco, vuoi raccontare un po', se si può, anche se mi rendo conto che magari non è l'ambito, sì, migliore. Però si può dire che normalmente come musicista trasformo le esperienze personali o quello che considero un modo di intendere il mondo e una filosofia di vita, quello che vuoi tu, trasformo questo pensiero in musica, in comunicazione,
come facendo questo mestiere, come una testimonianza del mio percorso, delle mie idee, che di volta in volta, grazie a Dio, cambiano o restano uguali. Comunque ho sempre fatto questo, quindi se mi entusiasma un autore sufi, se non scrivo una canzone, sicuramente qualcosa del suo pensiero lo metto in un testo di presentazione o passa attraverso il mio mezzo, ecco, che è la musica. Leggo dentro i tuoi occhi da quante volte vivi, dal taglio della bocca, se sei disposto all'odio o all'indulgenza, nel tratto del tuo naso, se sei orgoglioso, fiero oppure vile. I drammi del tuo cuore li leggo nelle mani, nelle loro falangi, dispendi o tircherie, da come ridi e siedi, so come fai l'amore. La fisionomica è una specie di scienza, per alcune scienze, per altre invece assolutamente no. Comunque, in qualche modo è una chi ha la capacità, diciamo, attraverso dei caratteri somatici, di estrapolare la personalità o dell'essenza o la personalità della personalità di un individuo, no? Quindi attraverso gli occhi, attraverso i segni delle mani, sono complicate tutte le varianti, si può dedurre qual è il carattere morale di una persona, no? Ecco. Dicevo, in questa canzone io parlo di un individuo che ha raggiunto un'altissima conoscenza nel campo della fisionomica, e quindi attraverso i muscoli del collo, attraverso lo sguardo, attraverso la forma del naso, sa perfettamente com'è quella persona, com'è fatta interiormente. In questa canzone io dico, anche se tu sei capace di far questo, ricordati che se ti senti male, meglio se ti rivolgi al Signore, perché siamo niente senza la fonte, ma intendevo dei miseri ruscelli se non vengono se non si ricollegano alla fonte primaria, alla foce, insomma. In mondi lontanissimi, nell'album, che poi rimane, ho sentito che il nuovo album comunque in qualche modo ha un ritorno con certe strumentazioni. Sì. Giusto? Caffè della Pesi. Caffè della Pesi. Ecco, vuoi parlarci un po' di questo reinserimento della ritmica fondamentale? Beh, no, al solito questo disco qui è sempre... Vuoi parlarci un po' di questo reinserimento della ritmica fondamentale? Beh, no, al solito questo disco qui è sempre una via di mezzo, perché ci sono dei brani con ritmica tradizionale, altri in cui ancora il clima è quello, per chi conosce il mio repertorio, dell'Oceano di Silenzio o dell'Ombra della Luce. Ecco, quindi è un disco insalata. Un disco insalata, sì. Ma... mista. Ajidni min al-quwa al-adiya fi al-layli 'inda an-nawm عندما أكون غيبا حين تزيد في الدرب حيرتي. Ricollegandoci a prima, il messaggio esoterico, oppure quello che si vuole, la scoperta di certi mondi, la metto sempre nelle canzoni, questo l'abbiamo già detto, e attraverso le lettere che ricevo negli anni, adesso sono passati tanti anni, posso dire che ho accumulato una esperienza molto forte della possibilità di comunicazione tra un musicista e un pubblico che segue il suo lavoro, no? E il genere di legame è proprio questo esoterismo a cui tu fai riferimento, legato naturalmente al fatto che la musica in generale che faccio piace a questa gente, ecco, perché non credo che basti il messaggio, no? Se non è supportato dal fascino, certo, di questo mistero, insomma, no? Le reazioni, per esempio, le tue due opere, Genesi, sì, prima, e Gilgamesh l'anno scorso, sono state
estremamente positive. Grossolanamente possiamo dire che dietro a Genesi stava tutto il mondo di Rumi e dei Dervish Tourneur. Per chi non sa di cosa stiamo parlando, diciamo quei danzatori turchi che hanno le vesti bianche, che girando fanno un cerchio quasi perfetto, che tengono la mano destra rivolta verso il cielo, la sinistra rivolta verso la terra, e girando su se stessi con un sistema complicatissimo di rotazione anche planetaria, lodano il Signore. Quindi esteticamente ci stava questo mondo dietro a quell'opera lì. Alcuni amici turchi esperti di questo mondo sono venuti a darmi una mano fisicamente. Invece dietro Gilgamesh sta il mondo dei Sumeri, quindi il mondo mesopotamico, la danza, nel caso di Gilgamesh era coreografata da Raffaella Rossellini, straordinaria, e tutto il mondo del viaggio. Del viaggio Gilgamesh inteso come un umano, anche se lui poi era un re per due terzi divino, per un terzo mortale, eccetera. Comunque come un umano che ha necessità di scoprire cosa sarà di lui dopo la morte e intraprende un viaggio nell'aldilà per interpellare, per chiedere agli dèi lumi. Tu come affronti come musicista, proprio come compositore, le due cose? L'opera? L'opera, poi so che stai preparando una messa. Sì. E la canzone? Diciamo che la canzone mi è congeniale e per sua stessa natura e per struttura è completamente differente da un'opera, proprio perché non ha bisogno di grandi approfondimenti tecnici, mentre l'opera invece si muove in piani meno immediati. Per farla breve ci vuole molto più fatica, bisogna mettere molta più buona volontà a scrivere un'opera che una canzone, almeno nel mio caso, perché nel caso dell'opera devi affrontare dei linguaggi che per struttura necessitano di nuove forme per non rifare cose che sono state già fatte. Invece la canzone è un veicolo naturale, insomma, popolare. Puoi raccontare come può nascerti una canzone? Come... I casi sono infiniti. Sempre diversi. No, infiniti forse no, perché poi ognuno di noi compositori ha un mondo che ritrova sempre allo stesso modo, insomma. Ma una canzone, ricordo L'ombra della luce, compositivamente si creò nell'arco di 6 mesi, sì, lunghissimo. Ogni giorno, ricordo, è una canzone che ho composto quasi sempre in uno stato di meditazione. Avevo un armonium, cominciavo pian pianino, veniva fuori un pezzettino, no? Poi l'indomani, ma molto lenta, ma di grande anche fascino come procedura, non nevrotica come situazione, ecco, quindi molto molto rilassante, fino a quando si completò. Tu ti senti in qualche modo di leggere istintivamente come artista la società, onde cose che si convogliano in te, il mondo in generale, l'universo che ti sta intorno? Credo che riguardi tutti i musicisti, siamo una razza così che vive di intuizioni, e chi vive di intuizioni è già sintonizzato con delle frequenze che magari una persona che non è abituata non percepisce. Quali sono, così, con dei flash, i momenti che tu comunque ritieni più determinanti, che ti hanno più cambiato durante la tua carriera? Sì, è una domanda molto giusta, però è personale, diciamo, no? Sì, certo. Non so di che interesse. Sempre mi ha maturato il dolore, questo è sicuro, per la mia esperienza. Trovo che non esista niente al mondo di più temprante che il dolore, ma non inteso in una maniera cattolica, vorrei che chiarissimo questo punto. Sì, cioè, è il constatare la propria pochezza, non è altro che
vedersi esattamente come si è, che è una cosa abbastanza difficile da raggiungere, perché ci vediamo sempre meglio di come siamo, no? E quindi il dolore è veramente vedere quello che si è, perché poi anche la perdita di persone care può rientrare nell'ordine di questi shock che il cosmo dà, perché l'uomo dimentica spesso di essere di passaggio, no? Pensa di essere eterno. Diceva un grande sufi: lascia tutto quello che non puoi portare. Citando Baghdad, mi viene in mente il tuo concerto di Baghdad dell'anno scorso. Che difficoltà ci sono state? Ma l'esperienza in Iraq per me è stata toccante, indimenticabile, perché sono indimenticabili le vere relazioni tra uomini, e quando sono vere e profonde e cancellano le superficialità delle ideologie, sono un'esperienza per me unica. Poi è chiaro che l'Iraq ha i problemi come li ha l'Italia. Dico, in Iraq trovi un soldato che ha un potere che non dovrebbe avere, perché non ha le caratteristiche psichiche, psicologiche, fisiche e morali per comandare su nessuno, no? Ma questo è il destino degli uomini, sono problemi che ci sono in tutto il mondo. E i tuoi accusatori, che ne so, o denigratori, sì, o a chi non piace, ti hanno mai usato questo argomento contro? Nel senso che le tue canzoni predicano in qualche modo? Sì, hai ragione, sicuramente. Cioè, poi è giusto così, sono un compositore che divide, no? E trovo giusto che, anzi, i grandi maestri del passato dicevano che bisogna tenere più in considerazione la denigrazione che l'elogio, insomma, no? È lì dove si trova la chiave per conoscersi meglio, non nell'altro.